Intervista per il salotto di Romantica, Nicola Galloro del Partito Democratico, che si occupa sempre di case. Nicola, qui c'è l'emergenza case, cosa vogliamo dire ai giovani che non possono formarsi una famiglia? Beh, l'emergenza abitativa diventa sempre un po' più pesante, perché logicamente gli investimenti sulle case da parte del governo centrale sono sempre minori e il costo delle case aumenta sempre di più, logicamente. Questo è la difficoltà che si trova ad affrontare qualsiasi persona che si occupa di questi problemi. Ecco, vogliamo dire che a giugno ci sarà un bando, comunque per tutte le persone disagiate si può richiedere, certo, fare una domanda. Nel senso che logicamente al di là della difficoltà in generale, poi però questo non si è mai rimasti fermi. A giugno esce il nuovo bando del bonus per l'affitto, perché da diversi anni eroghiamo circa 10.000 bonus per l'affitto alle famiglie romane, un bonus dell'affitto che riguarda vale circa 250 euro al mese, insomma, per tutto l'anno, quindi è un aiuto che serve alle famiglie non tanto come aiuto economico, ma proprio come un aiuto al beneficio della locazione, per aiutare la locazione in Italia che invece è sempre stata più staccata. Grazie, allora. Ah, no. A questo continuerà, io spero che la nuova amministrazione continui il bando invece che hanno fatto per le case popolari, che dovrebbe uscire a luglio il nuovo bando, che finalmente toglie dal vecchio gli errori del vecchio bando, cioè dove o eri sfrattato o casa non la potevi prendere. Oggi il nuovo bando, invece, dopo le modifiche che ci sono state alla regione, perché non è che dobbiamo farlo da soli, questo nuovo bando ogni cittadino di Rino, anche se ha problemi di casa a prescindere dallo stato, può avere una legge di assegnazione. Ecco, per cui non ci sarà più la gente per strada, insomma, a fare manifestazioni. Non mi piace di fare promesse che poi non si riescano a mantenere. La situazione della casa rimane difficile, però quantomeno nella difficoltà trovare delle soluzioni. Anche perché per il cittadino la casa dovrebbe essere, anzi, un diritto. È bene primario ed è un diritto, giusto. Okay, grazie.